Non lo so, mi ha atterrato un gabbiano sulla testa. Vabbè, mi faccio una breve doccia e ritorno. Non te muovi perché ti devo presentare. Aspetta, no, il sondaggio chi ha vinto? Aspetta, ha vinto. Eccolo qua. Gladio, il Gladio, Gladio. Beh, nome importante per me, eh. Vabbè. Per te so 3 secondi, io vado a lavare ritorno. Ciao. Che dico, ciao? Se vediamo tra 3, 2, 1. E devo spegnere pure la lavatrice. Addò. Ma avete costretto a prendere impegni a 27.000. Questa? Tanto sta qui. Allora, ben ritrovato nuovamente. Oggi ti parlo di eleganza, di qualcosa di particolare, anche se sto in maglietta a maniche corte. Insomma, non è che sia proprio elegantissimo. Allora, fammi vedere, 27, sì, devo leggere alcune cose perché sono molto importanti. È il 27 di ottobre, quindi stiamo finendo anche questo mese. Comincia a andarsene via pure lui. Allora, ti faccio vedere una cosa che è nata per festeggiare i 50 anni di attività di un carissimo amico, che è Paolo Barrasso. Barbiere da Torino, che ci ho fatto quel video mega mastodontico che è piaciuto a tantissime persone, è piaciuto anche all'estero. E guarda un po' che cosa ha deciso di fare per festeggiare questi 50 anni di attività. Guarda bene, eccolo, il sapone e l'aftershave. Come vedi già dal packaging, ti accorgi che comunque stiamo parlando di un prodotto molto molto raffinato. Al suo interno si trova, te lo dico subito, l'olio di semi di canapa e qualche sfumatura di polvere di nocciola. Quindi, beh, fragranza un po' particolare, ma questa te la racconto adesso che lo vado a usare, perché logicamente lo devo usare. E oggi mi voglio divertire con il sintetico che io tanto amo. E lo so, però sempre con sto sintetico, ma che vedo fa? Se una cosa a me mi piace, come dico sempre, la sfrutto fino a che posso. Ti parlo nello specifico del Razorock 400, guarda quanto è carino, guardalo. È massiccio, è pieno, cioè questo casca per terra, non dico che è come il Chrome, però richiama le vecchie forme dei pennelli americani di una volta. Molto carino, molto comodo. E poi io, c'è chi lo chiama cacciavite, chiamalo come te pare, però è veramente qualcosa di eccezionale. Non è proprio, cioè, non è floppy, troppo morbido, anzi, ce la potrebbe fare secondo me. Ma l'altra cosa più importante è parlare del rasoio che in tanti hanno scelto. Ho fatto un sondaggio su Instagram e tanti l'hanno scelto il Gladio in versione pettine chiuso. Eccolo, guardalo. Manico in alluminio, questo manico è in alluminio, è qualcosa di carinissimo, molto carino, con sta punta proprio da piede pizzico da Gladio, perché chi non sa, il Gladio era la spada dei romani, dei legionari. E niente, vabbè, andiamo un attimo a usare sto sapone. Molto particolare perché al suo interno trovi parecchie note, ma te le racconto perché secondo me una cosa che devono fare i produttori è inserire la piramide olfattiva dietro le confezioni, per farti capire pure di che stiamo a parlare, perché non siamo tutti intenditori. E noi che facciamo questo, che li proviamo, diamo la nostra impressione, certe volte rimaniamo un po' così, anzi, veniamo tratti in inganno da profumazioni mescolate che creano al nostro naso una profumazione particolare, ricercata. Allora, te lo dico subito, lo leggo, non mi vergogno a dirtelo, te lo dico, almeno sai esattamente cosa c'è. Allora, abbiamo un erbaceo, un pompelmo rum, noce moscata che sento sfumata, ma molto sfumata, c'è cioè poco. Poi abbiamo rosa, fiori d'arancio, quindi l'agrumato tendenzialmente si sente, ma la parte erbacea è quella che secondo me risalta un po' di più. Poi c'è legnosa, ambrata, la fava tonca ci sta sempre, e quando c'è la fava tonca sono molto contento. Allora andiamo un attimo a analizzare, sì, la parte ambrata, la parte anche erbacea. L'erbacea è molto predominante. Però è molto 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 elegante, te lo dico, molto elegante. Allora, intanto andiamo a lavare faccione, cominciamo a fare qualcosa perché stamattina l'orologio, il mio vintage Swatch, mi segna le 11, ma effettivamente sono le 10 perché non ho mandato indietro l'orologio. E c'è chi ha detto: ma tanto domani dormi un'ora di più. Stamattina alle 6, quindi alle 5 io ero sveglio. Contenti? Grazie, grazie. Anche domenica non si dorme mai, vabbè.
ci sarà modo per riposarsi. Spero che poi quest'anno, verso la fine dell'anno, arriveranno queste mette vacanze che quest'anno non si sono viste, non pervenute. Vabbè. Allora, metterò una Platinum, una persona, perché è tanto che non le utilizzo e voglio vedere come si comporta. Allora. Allora, devo dire, te lo dico già che l'ho provato, già l'ho provato questo sapone a un evento di barberie, in un contesto di competizione tra barbieri, e Paolo infatti l'ha usata su di me quando mi ha rasato nuovamente col mano libera, e devo dire che il profumo di questa linea è molto molto particolare, molto piacevole. Ma guarda, sembrano stupidate, ma ricerca anche la scatolina e tanta roba, secondo il punto di vista mio. Allora, andiamo a mettere un goccino di acqua nel sapone. Però è strano che tanti produttori, più leggo più vado avanti, dicono appunto di mettere l'acqua all'interno. Qualche anno fa invece, quando io dicevo sta cosa, tutti: ah, non si fa, perché i coloni dei batteri, il sapone si rovina, senza sapone buono non si rovina, sta tranquillo, manzo e rilassato, il sapone non si rovina. Certo, se lo chiudi così come sta, guardalo, è bello, allora un paio di maniche, cioè nascono i tronchetti della felicità, quello è normale. Allora, Gladio, eccolo qui, prendiamo la nostra persona, Platinum Chrome. Eccola qui, un po' tostarella come la metta. Eccolo. Ultimamente sto preferendo i manici, ti sembrerà un po' strano, assurdo, in alluminio, perché sono secondo me molto più confortevoli, riesci a giocare, a far muovere bene il rasoio stesso. Allora, bene. Sintetico, una piccola bagnatina, 400 della Rasolock, base in alluminio, veramente io l'ho sempre, questo l'ho sempre voluto, ma è sempre stato qua perché mi piace. Svuoto l'acqua in eccesso, è una pasta molto morbida, quindi attenzione a non mettere, a non infognare proprio completamente il pennello all'interno, perché appunto, vedi, molto 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 più morbida rispetto ai soliti saponi che utilizzo io. Vediamo che succede. Questa è roba da professionisti, ma che ne sai tu? Aspetta che raccolgo un pezzettino di sapone che è cascato. Poi Paolo è amante del montaggio in viso. Se vai nella sua barberia e ti fai fare la barba, ti fa un'insaponata da un quarto d'ora che ti rilassa proprio. Profumazione molto, si sta aprendo, si sente la base più legnosa, quindi molto più, io la definisco così, elegante, il legno per me è elegante, poi fai te, comincia a dare quel sentore di colonia italiana con l'appoggio appunto, senti che non sto a parlare oggi, danno a far commentatore televisivo, con l'appoggio appunto della parte grumata. Ecco qua. Come visto, ho preso pochissimo sapone, sono riuscito a fare dei giri, ma essendo una pasta morbidissima, questa conviene utilizzarla col solito, a parte che è molto scivolosa, essendo un sapone vegetale, ti conviene intingere le punte, o se no, come fanno tanti, a me non garba, mettere il ditino dentro e prendere un piccolo quantitativo. Scusa, ma stamattina sono un po'... ho il tinticarello, così si chiama a Roma. Ecco qua. Bella insaponata, mi raccomando, aggiungi acqua, perché l'acqua è l'elemento principale della nostra rasatura. Certo, l'insaponata che ti fai sul viso non sarà mai quella che ti fa un barbiere, assolutamente no. Però il profumo è molto 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 piacevole, molto intrigante. Poi, per chi ancora non lo sa, i semi di l'olio di semi di canapa garantisce una scorrevolezza buona, molto buona. Non vado a dire che potrebbero superare, può superare il Tallow, se no gli amici amanti dei saponi americani che sono carichi di Tallow vengono a dire: ah, ma questa diva, perché di qua, di là. Queste sono mie sensazioni personali, poi tu mi potrei dire al contrario, ma non potrei mai dire che quello che dici tu è la verità assoluta.
Il brutto di sto gioco è questo. Vado, Gladio, leggero. Molto grip. Poi oggi sto a fare questo video, penso, neanche a farlo apposta. Stamattina mi sono accorto che è il compleanno di Paolo Barrasso. Quindi faccio nuovamente tanti auguri. Buono, buonissimo, veramente ottimo. Buona scorrevolezza. Il rasoio pure molto, molto sincero, ti dico la verità. Molto molto sincero, guarda, cioè lavora bene, delicato sul viso, no pressioni come il mio solito, come dico sempre, riesce ad andare tranquillamente al suo obiettivo. Però ti dico la verità, con sto sapone devi usare mano libera, molto più piacevole. Mi ha pizzicato qualche cosa stanotte. Mano libera. La prossima barba utilizzo la mano libera perché è troppo tempo che stanno parcheggiati e sta cosa non mi piace. Esce il brufoletto, andiamo bene. Ma ieri ho mangiato tanto, c'è stata una festa a scuola di mia figlia, quindi quando ho visto tirare fuori i barbecue addirittura sono andato in estasi. Allora, secondo passaggio, tranquillo, come vedi il sapore non ha smontato di una piccola virgola. Ah, la parte erbacea adesso viene sostituita, come ti ho detto prima, dalla parte legnosetta. Non è invadente come profumazione, eh? Un pezzo di baffo che mi ha lasciato, ormai. Sì, perché a primo acchito questo sapore magari ti sembra che abbia una profumazione differente da quello che magari ti sto dicendo io. Una volta che lo monti, fidati che... Se lo senti bene, insomma. Ehi! Molto confortevole. Vado a capire che cosa mi ha pizzicato. Te l'ho detto prima, l'odore della colonia classica italiana, quella sfumatura agrumata che la rende veramente una cosa già sentita e già apprezzata, però poi siccome c'ha delle sfaccettature, me cambia in continuo. Beh. La mette incollata proprio al rasoio, eh. Cioè la senti proprio vincolata, la senti proprio vincolata, qua sotto mi sono sgarrupato, vedi. Ma, qua.
Se senti mia figlia che strilla, è normale perché mia moglie sta a fare fettuccine e lei vuole fare la pasta insieme a lei, quindi di conseguenza c'è sta un attimo di attrito della. Facciamo un'ulteriore passatina mentre da là sta succedendo il caos, la fine del mondo. Qua c'è un pezzo di pennello, un pelo che mi è rimasto là. Uno spettacolo, cambia sempre, cambia sempre, cambia sempre. Attenzione! Altra imbiancata perché io fa un bel passaggio, cioè una rasatura fatta bene oggi. Quindi. Mi asserisco come una palla da biliardo. Ci fai caso che in alcuni punti non senti neanche il rumore della lametta, perché vuol dire che là non c'è più niente. È stato asportato tutto quello che c'era da mandare via. Delicatezza unica sto rasoio, appena lo appoggi fa il lavoro suo. Guerra. A posto. Sappiamo delle bollicine, mannaggia la miseria. È un problema perché quelle saltano facilmente. Aspetta che mi sciacquo il viso. Oh. Mazza, è forte il profumo. Rimane bello vivo, cioè quando ti sciacqui il viso senti proprio l'odore della fragranza, cioè la fragranza la senti tutta. La senti come? Cioè, mi stupisce il fatto che questo sapone, una volta che tu ci passi l'acqua sopra, ti dia, ti restituisca ancora di più la profumazione. Non è una cosa da tutti, eh. Non è che devo fare elogio per forza, però, oh. Questa è una mia sensazione personale. Ho sentito che tirando. Mettendo l'acqua, non tirando l'acqua perché è brutto come cosa, senti ancora di più l'enfasi appunto della fragranza, della profumazione stessa, che è molto molto buona dal punto di vista personale. Qualche piccolo tagliettino, qua sono massacrato di bollicine, vabbè. Sono ancora il signorino che ce lo fa. Allora, eccolo qua, eccolo qua. Ah, vedi, qua c'è sta, fortunatamente c'è la piramide olfattiva. Aspetta, te la faccio vedere. Sì, mettere le mani così almeno non leggi rimane nel dubbio. Certo che ci vuole lo schiaffetto suo qua sopra. Allora, qua dentro abbiamo già trollette. Diciamo che io sento molto di più la parte erbacea, il rum, sì, ma in sfumatura. Noce moscata che potrebbe essere quello più incisivo e più caratteristico. Lo sento pure abbastanza tranquilla come fragranza, ma la legnosa e le fiori d'arancio spiccano. Secondo me spiccano. Quindi, come fa lui su di me, belli schiaffetti, mi do da solo. Che devo fare? C'è sta. Oh. Certo, certe volte esageriamo un pochetto perché certe pizze proprio di quelle pesanti. Profumazione lo sento molto carico di. Mi permetto il lusso di tipo olio essenziale. Lo sento molto più carico, meno. Cioè. Un contrasto tra alcol e essenze, molto più olioso. Madò, guarda che c'ho qua! Mamma mia, ragazzino! Vabbè, linea di massima è andata bene, molto bene, viso morbidissimo.
roba da professionisti, logicamente quando fanno i professionisti che hanno anni e anni di esperienza eccetera, tirano fuori qualcosa, creano sempre qualcosa di mostruoso, nel vero senso della parola, pelle molto morbida. Ho detto, la parte alcolica sì, la senti, ma non è così predominante come in tantissimi aftershave che ho provato, senti più la parte appunto dell'essenza oleosa rispetto a quella fastidiosa dell'alcol. Quindi secondo me, mi permetto pure di dirlo, chi ha una pelle decisamente, non dico super sensibile, ma sensibile, secondo me con questo potrebbe anche pensarci di farsi una bella rinfrescata a fine rasatura. Molto lenitiva, la sento lenitiva, la sento anche sul viso, quindi oh, che te posso dire Paolo, complimenti per quello che hai tirato fuori, complimenti per tutto quanto. E Gladio, l'hai visto, si è comportato molto bene, la testina chiusa, che ricordo è la stessa identica dell'italico, sono i manici che cambiano, quindi Gladio, la serie Gladio, tutte e due, aperto e chiuso, hanno un manico in alluminio, secondo me molto maneggevole rispetto a l'inox di appunto italico, che è un po' più pesantuccio. Pennello goduria pura, adesso lo vado a lavare perché sennò questo mi rimane sporco, veramente piacevole, questo è un tipo di pennello che al quale io non posso resistere, non gliela faccio, mi piace troppo, mi piace la forma, non c'è niente da fare, anche che ce n'avevo uno in versione economica, sempre della Razorock lo stesso, ma mia figlia ha tirato per terra e la plastica purtroppo si è rotta, quindi con questo sono sicuro che non si rompe lui, ma si rompe la mattonella, quindi sto sicuro. Allora, come dico sempre, grazie a tutti per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto come al solito, e come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate da Luca. Prossimo mano libera, mi raccomando. Ciao! Lo so, sta un'altra volta con questa, non posso fare il mega popoli, che devo fare. Ciao!